Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci occuperemo del caso di Monica. Dopo 25 anni ha deciso di sottoporsi all'intervento chirurgico di mastoplastica additiva. Era un sogno che aveva da tantissimo tempo ma non aveva mai avuto il coraggio di affrontare. Ci siamo conosciuti e ha deciso di prenotare, diciamo, una giornata di sala operatoria per effettuare una mastoplastica additiva. Da subito c'è stata sintonia perché sentivo e vedevo che in realtà questo era un problema molto molto importante per lei. Non vi dico altro, ma di base lo scopriremo durante il video. Immaginate che solo provando le protesi si è emozionata e quindi quasi commossa proprio all'idea di poter avere quel volume del seno. Quindi abbiamo scelto un volume preoperatorio, fatto la simulazione, fatte tutte le valutazioni del caso, siamo visti più volte prima dell'intervento proprio per selezionare il volume specifico e per non sbagliare quello che era il suo desiderio, no? A livello di shaping nuovo del corpo. Lei è molto magra, una mastoplastica additiva può aiutare sicuramente ad avere una percezione del corpo e quindi ad avere un corpo molto più, come dire, armonico, mettiamo così. Vero è che basta chiacchierare, adesso sta per arrivare, quindi la andiamo a salutare, vediamo come si sente, facciamo dei piccoli disegnini, ci facciamo una piccola chiacchierata pre-intervento, le chiediamo con quale musica vuole essere addormentata, perché è una cosa che sto facendo proprio per rendere tutta l'atmosfera un pochettino più vivibile. Diciamo che la grossa paura è quella dell'anestesia, dell'addormentarsi, di perdere il controllo e anche di morire durante l'anestesia, proprio perché non si hanno le competenze, le conoscenze giuste. Se vissuta in maniera giusta, la sala operatoria può essere un momento leggero, quindi non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a fare l'intervento. Non mi dire che sei già arrivata? Ah, ti ho pure disturbato. Cioè, oltretutto, sei pure innervosita, sai quel nervoso del sonno che dici: ma come, se stavo riposando tu? Ciao, come stai? Come stai? Sei arrivata alle 10? Ciao, con sì, calma? Lei è Federica. Piacere, Federica Tommaselli. Come ti senti? Bene? Benissimo. Sei contenta? Sentiti la vostra cosa, perché sì. Qua... emozionatissima. Mi sono fatta un pianto in macchina, ma davvero? Non per la paura. Davvero? Sì, ma per perché intanto più d'operatte, praticamente. No. Ormai non gli posso dire niente, perché hai pagato, dici, guardi. Perché hai pagato, perché hai pagato. Sì, cioè, ci ho ripensato, ormai, ma oggi come? Beh, immaginato. No, l'emozione è... dopo 25 anni finalmente ce l'ho fatta. Bene, bene, bene. Oddio, desiderio. Senti, ieri abbiamo provato delle protesine che si aggirano tra la 3,30 e la 3,75, quindi comunque dobbiamo almeno stare su quei volumi là. Lei è molto magrolina, quindi in realtà... Ti scopro poco, sì. Poco. Tira su, poco, poco. Quindi dobbiamo praticamente... passare da qui e riempire teoricamente il più possibile con un effetto molto naturale. Andiamo sotto muscolo. Avrai solo il profilo qua sotto della protesi, diciamo che lo sentirai perché appunto sei magra. Però se tu un chilettino, due, una cosina, ti rilassi. Non pensa... Ieri sera mi sono mangiato una pizza. Così. Proprio... Se vieni con me a mangiare la pizza, io ne mangio tipo una e mezzo. Me la dico sempre a mio fratello. Tipo, che dici, ne facciamo un'altra a metà? Sempre. Io non finisco mai la pizza in pizzeria senza una mezza pizza in più. Cioè, quindi no. Ieri sera ho detto, stasera mi faccio una pizzetta. Certo, certo. Andiamo. No, ma gli raccontavo del fatto che lei è molto, molto attenta, no, all'alimentazione. Rigorosa. È rigorosissima, non si concede niente. No, brava. Soltanto che, diciamo, ne svantaggia, no, un pochettino anche il sottocute, no, un minimo, in quella zona lì, perché sei proprio sempre come da gara, quindi è molto allenata e tutto quanto. Ho detto, magari dopo l'intervento ti rimodelli, ti vedi un po' neutra, ti lasci un po' più andare, due sgarri a settimana, dai, invece... Guarda, ero indecisa tra pesce, lesso e zucchine, poi alla fine ho detto, senti, ma concediamola sta pizza stasera. Cioè, pesce, lesso, la sera prima, cioè, capito? Ma poi perché devi stare dietro? Insomma, ieri si è vista la foto di che le ho fatto con la simulazione, quindi era quasi più propensa, tipo amore a prima vista, una cosa di più. Okay. Quindi dobbiamo okay, quindi esatto. Un po' di più. Ti risvegli con il reggiseno? Mi sveglio? Ti svegli. aspetta, te lo rispiego, così te lo rispiego. Ti svegli con il reggiseno vuoto. Ti svegli, okay. Sicuro, 100%, posso mettere la mano sul fuoco perché ti dicevo, potrebbe essere un problema comunque per me, esatto. Il fatto che tu non ti risvegli, quindi tranquilla, ti risvegli, ora puoi anche chiedere a un anestesista. Quando ti svegli ci avrai un lieve senso di, no, pressione, però di pressione sul torace, okay. Che sono le protesi che spingono dall'interno all'esterno, il reggiseno che ti spinge dall'esterno all'interno, okay. Quindi ti senti un po' compressa. Basta, devi accogliere questa cosa. La maggior parte delle pazienti che sognano questa cosa fanno così, si svegliano. C'ho le tette.
Quindi in realtà è svegliarsi dal sogno e fare così. Potrebbe succedere. Ma non ci vedi. Cioè, nel senso, sei ancora un po'. Quindi è forse la sensazione, le cose. Io ti faccio un po' di fotine del dopo, così ti vedi già prima che poi magari ci vediamo i prossimi giorni, così ti tieni le fotine, vedi? E abbiamo detto: se non ci serve, diciamo, questo lipofilling che avevamo preventivato perché era magra, non lo facciamo, nel senso, con l'idea di evitarti altre zone da trattare, tutto quanto. Bene. Siamo pronti? Mm-hmm. E allora adesso arriva Paola, l'anestesista, ti fa un cocktail di benvenuto, quindi ti rilassa ancora di più di quanto non sai. Bene. Poi tu ci dirà, devi pensare a una musica che è un nostro rituale, è una musica che vuoi sentire, con la quale ti addormenterai. Ok. Una canzone, la tua canzone preferita, che ti fa entrare ancora meglio in questo sonno. Fra un'oretta ti svegli. Tra un'oretta? Un'ora dura l'intervento. Un'ora è qualcosa. Io ho detto 3-4 ore. Oddio, 3-4 ore. Io che faccio? Ma tu sta cosa però non mai chiesta, perché 3-4 ore vorrebbe dire che a quel punto, cioè, nel senso, vuol dire che c'ho opero con la sinistra e la legata dietro così e provo a fare qualcosa come viene. 3 ore con la sinistra, forse sì. Ma io pensavo un'ora, poi un'altra ora. Un'altra ora per guardare se è tutto a posto. Un'altra ora per dire adesso svegliamola. Giusto. E Monica è molto magra, quindi in realtà la difficoltà del suo intervento è quella proprio di creare un piano adatto senza fare troppo danno nella creazione praticamente della tasca, in modo da poter inserire poi una protesi che sia il più, diciamo, accomodante possibile per la sua, tra virgolette, sia desiderio e situazione anatomica. Ci siamo ritrovati un pettorale molto corto, tra virgolette, quindi basso, che dobbiamo sganciare in modo da creare poi la tasca sottomuscolare, tanto da mettere la protesi quindi in maniera più protettiva possibile nei confronti dei tessuti che ci stanno sopra, sia per l'estetica e sia per la copertura, sia una cosa funzionale che una cosa di estetica. Abbiamo appena finito la tasca a destra e abbiamo, diciamo, inserito l'impianto mammario sizer, cioè quella che noi definiamo prova, e questo è un 3,30. Pensiamo di mettere una cosina in più perché la paziente lo voleva, quindi andiamo di qua, creiamo una tasca leggermente più grande e poi mettiamo le protesi definitive. Abbiamo appena finito l'intervento di Monica, l'intervento è andato molto molto bene, mi ha dato tanta soddisfazione perché sono riuscito a mettere il volume di protesi che mi ero prefissato e soprattutto quello che aveva provato lei. Immaginate che avevo fatto scegliere tra una protesi di un volume e la protesi di un altro e lei mi ha detto: su questa è amore a prima vista, perché era leggermente di più, quindi la sua aspettativa era sicuramente avere un seno non tanto prosperoso però che la riempisse il più possibile. Quindi lei mi ha detto: Claudio, se riesci e se viene un bel risultato, Claudio fa il possibile. E quindi ci sono riuscito e sono molto molto soddisfatto. Abbiamo creato una tasca molto ampia, abbiamo messo delle protesi a basso profilo proprio perché lei voleva essere, tra virgolette, riempita a livello del seno il più possibile. I punti cadranno in 15 giorni, ma comunque li ritogliamo noi, ci sarà un controllo a una settimana. La massoplastica sua sarà un pochino dolorosa perché siamo andati sotto muscolo, una paziente magra che aveva un muscolo molto spesso, allenato, quindi non vi nego che ci saranno i dolori post-operatori che dureranno da 2-3 giorni, possono durare anche a 4-5-6 giorni. Però con la terapia antidolorifica si riesce, tra virgolette, a mitigare tutto e a risolvere tutto. Questo è il prima, questo è il dopo. Se vi è piaciuto questo video, innanzitutto mettete un like, poi grazie per averlo visto e poi fatemi sapere se volete altri contenuti simili, così io continuo a registrare video mentre opero. Semplicissimo.